Giornata di prevenzione per la ricerca di melanomi e tumori della pelle a Battipaglia. Ad organizzarla la Fondazione Melanoma Onlus, che ha effettuato gli screening ai numerosi cittadini recatisi presso la postazione allestita in piazza. A partecipare anche il direttore scientifico dell'Istituto Pascale, Gerardo Botti, che si è soffermato anche sugli scenari futuri della pandemia da coronavirus. La prevenzione è l'arma più efficace nella cura dei tumori. Il nostro compito è quello di avere un valore divulgativo, informativo di questi incontri, perché non possiamo assolutamente sostituirci a quelle che sono le strutture deputate dal punto di vista proprio della logica alla prevenzione e quindi agli screening. Quindi no, la nostra presenza qui vuole avere soltanto, diciamo, un valore di migliorare la conoscenza, appunto, l'informazione, in modo particolare sulla prevenzione. Professore, il Pascale è stato in prima linea anche nella lotta al coronavirus. Che cosa si può immaginare per i mesi futuri? C'è chi parla di una nuova emergenza in autunno. Cosa possiamo dire alle persone in vista dei prossimi mesi e dell'autunno in particolare? Ma io penso che possiamo comunque avere un'informazione di tipo rassicurante per un semplice motivo: anche se ci dovesse essere una seconda ondata, abbiamo molto imparato, diciamo, dalla prima e dalla seconda fase di questa pandemia, nel senso che ci trovavamo di fronte nelle fasi iniziali a un virus sconosciuto, totalmente sconosciuto, di cui non avevamo contezza per quanto attiene le patologie ad esse correlate. Adesso abbiamo imparato tantissime cose, per cui soprattutto dal punto di vista della prevenzione di questa malattia, e ribadiamo l'importanza che voglio dire, i contatti sociali e quelle misure minime di prevenzione che riguardano la mascherina, un accurato lavaggio delle mani e così via, soprattutto in questa fase, perché il virus è tra noi e sicuramente c'è stato un tasso attivo, più attivo rispetto al passato di immunizzazione, che da un lato ci fa stare più tranquilli perché copre una buona fetta di cittadini, però dall'altro ovviamente ci dice che il virus è presente ancora tra di noi e quindi mai abbassare la guardia nel modo più assoluto.